Konnichiwa minasan, benvenuti qui nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e ben ritrovati a tutti qui su Gravity Rush Remastered. Allora, vediamo un po' il da fare, Siamo nel nuovo capitolo o episodio 17. Credo dobbiamo andare da questa parte qui, non so, non ho più pari idea di dove andare, ma credo di qua. Svolazziamo qua. Svolazziamo pure di qua. Occhio, se no diamo una capocciata. Ok, bene, riposiamoci un po', va? Ah, cavolo, ma ci siete voi Nevi? E che caspita, però, su... E prendi questo, va? Dove stai? Stai lì? E prendi questo qua, su. Oh, vai là. Così. Ah, siete un po' in parecchi, Che svolazzate qua e là, E prendi questo qui così. E prendi questo qui così. E prendi questo qui così. Dove state? Cazzarola, c'è un'altra invasione. Ah, ecco, perché ci sta il fiore qua. Eh no. E prendi questo qui. Così. Oh. Vogliamo, va? Vogliamo, vogliamo più in alto che mai. E prendi questo pure tu, va? Dove stai? Qua? E prendi questo. E prendi quest'altro. Andiamo di qua, va? Senza indugio. Finché la gravità ce la fa. Sì, sparate quanto vi pare a voi. No, no, non me ne frega niente. Ok, riposiamoci qua. E lì mi nevi e la tempesta. Cavolo, allora vi devo far fuori tutti quanti. E prendi questo qua. Dove stai, maledetto? Aio. E prendi questo qua così. E prendi questo qua così. No, solamente che adesso adesso mi manca. E prendi questo qua così. Ah, vai, vai, vai. La, 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 la. Prendiamo un po' di vitalità. Ok.
3 nevi su 5. Ok, tu svolazzi qua, andiamo da te, va. E prendi questo. E prendi quest'altro. Ne mancano due. E prendi questo qua. Allora, vediamo un po'. Vai così. Bene così, la tempesta non c'è più. Yatta! Bene, bene. Ok. Possiamo tornare ad Axville. Vediamo un po', tiriamo dentro questo tunnel. No, non può essere. Che caspita ci sta? Aio, aio. È ora di salire, torna Axville. O Axeville, va bene. Allora, di qua per 480 yard. Porca la miseria. I nevi che ci stanno. Vai, svolazza così. Aio. Siamo di qua, va. Cavolo, che tempesta. Le linee nevi e la tempesta. Allora, 8 nevi. Sì, è cavolo. E prendi questo qua, così. Aio. Cavolo, dov'è che sta? Bene così. Ok. E dove caspita state, maledetti? E prendi questo, così. E prendi questo qui, così. E prendi questo. Cavolo. Diamo un po' di altra vitalità, se ci sta da qualche altra parte. Sì, ce n'è uno lì, così.
prendi questo. E prendi questo qui, così. Bene così. Ne mancano 4. Allora, diamo un po' di prendere un po' di vitalità. Vieni qua, così. È ora di salire, torna a Axebill. Ok, bene. Allora, andiamo per di qua. Mazza, quanti nevi ci stanno. Andiamo di qua. Cavolo, come ha fatto a seguirmi fino a qui? Già, chissà. Me lo chiedo pure io. Allora, andiamo di qua. Cavolo, un'altra tempesta gravitazionale. Porca la miseria. E infatti, annullare le tempeste gravitazionali. Alcune tempeste sono legate alla presenza di nevi. Se vuoi superare una tempesta, prova a cancellare qualsiasi presenza di nevi nell'aria. Ok. E prendi questo qui, così. E prendi questo qua, così. Bene, abbiamo fatti fuori già 2. E prendi questo qua. E prendi questo. Abbiamo fatti fuori già 3, bene. Dove state gli altri? E prendi questo qui, così. Ne mancano 4. E prendi questo qui, così. Ne mancano 3, bene. Vieni qua, così. Allora, punta situazione.
Quello sta là. Vieni qua così. Ma che ne mancano due. Dove stai? Stai qui? E prendi questo qui così. E prendi questo così. Allora, vediamo un po' di prendere un po' di vitalità, va? E prendi questo qui, così. Dove stai, maledetto? E prendi questo qui così. Cavolo, mi serve un po' di vitalità. Dove caspita posso trovarla? Laggiù. E laggiù, ok. Allora, vediamo un po'. Di qua chi ci sta? Ok, ci sta questo qua. Vieni qua, così. E prendi questo qua, così. Dove sta un po' di vitalità? Tiriamoci su, va? E prendi questo così.
Ok, 574. Vediamo un po'. Poteri base, poteri di combattimento, calcio gravitazionale, 600. Schivata, calcio in scivolata, attacchi speciali, artiglio, tifone gravitazionale. Ok, bene. Allora, muore levetta sinistra, in su e triangolo. Ok, artiglio, ok. Buco nero, ok. Sinistra in su, proviamoci, va. Vai così. Bene, bene, torna Acti, chissà se se ne sono andati, speriamo di sì, cavolo. Andiamo a prendere... Ok, bene così, benissimo così. Dai, 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 riprenditi, riprenditi. Ok. Dai che ce la facciamo. Questa parte del piano ti suona familiare. Mi sa di sì. Mamma mia. Wow, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati in città. Miracolosamente. Miracolosamente. Anche la nostra carta è un po' essere fatta. Ah, chi è questo uomo col pizzetto? Sindaco Drnellica, il lungo inverno di borse a mani dei cittadini di Exfil. No dai, basta con sta politica. Prometto di rafforzare l'esercito e di allontanare la minaccia nevi della nostra città una volta per tutte. Ah, rieccolo sto mostro. Ah, cavolo, gli stanno sparando. Mazza che armata. Vai, vai, sparategli, sparategli. Cavolo che generalessa. Che caspita sei, io? Porca la miseria. Ammazza che forza. Chi è? Porca la miseria, una botta sola. Ha ammazzato il dragone volante, bene. Cioè, buon per noi. È passato un anno dal nostro ultimo incontro, vero Shifter? Un anno? Dalla tua assenza abbiamo creato Medusa, un'unità speciale dotata dell'ultimo ritrovato tecnologico in fatto di armamenti automatici, la Vespa Marina. Che ne pensi ora che l'hai vista in azione? Vespa Marina, eh? Siete stati magnifici, avete eliminato quel Nevi senza alcuna fatica. È la seconda volta. La seconda volta che hai causato problemi e portato i Nevi a Exfil. Sei foriera di guai. E non vogliamo più gente come te. Se posso, la minaccia dei Nevi è aumentata quando sei sparita. Questa è l'ultima chance che hai di accettare la nostra offerta. Unisciti a noi e insieme schiacceremo la minaccia di Nevi. Dunque, per prima cosa me ne andrò a casa a farmi una lunga doccia calda. Se non ero la prima in un anno. Poi forse ci penserò, ok? Cat, Cat! Cat, sei tu? Dove eri finita? Sid! E questo uniforme? Da quando il maggiore Drnellica ha preso il potere, la polizia è stata inglobata nell'esercito. Lavoriamo insieme per annientare i Nevi.
Ma non importa, dove sei stato tutto questo tempo? Si dice che tu e Raven abbiate lottato fino allo strenuo. Sì, qualcosa del genere. Scusami, ma devo tornare al lavoro. Mi racconterai la storia un'altra volta. Gli avviati di Axfield vivevano nella paura e Unica o Vespa Marina era più un'arma che un'umana. E in quei pochi giorni che fui lontana, Axfield trascorse un anno intero. Un intero anno. Venni travolta dal mondo che si era creato durante la mia assenza. Bentornata, Kat. Hai compiuto un lungo viaggio. Avrai certamente voglia di una doccia calda e di una bella nottata di sonno. Gade, tu sei un creatore. Sai sicuramente cosa è successo a Raven e ai bambini, vero? Sarò anche potente, ma non così tanto. Una volta generata una creazione, solo la creazione stessa può determinare il proprio percorso. Questo non mi è molto di aiuto. Se è trascorso un anno, l'arca è sicuramente tornata. Città vecchia, Aldnoir, luce, fioca, bene così, trofeo guadagnato. Inizia la conversazione? Sì, va. Kat, eccoti. Hai portato con te quella tubatura? Non immaginavo che per trasferirti tu intendessi questo. I vicini sono sempre imprevedibili. Pensavo fossi contenta di vedermi. Voi giovani non cambierete mai. Non avete rispetto per gli anziani. Anche tu un giorno invecchierai e resterai sola. Sarà meglio interromperlo prima che inizi a piangere. Scusami. Ehi, sarà divertente vivere così vicini. Ho sempre sognato di parlare con qualcuno seduto su un tubo. Così mi piaci. Sarà come ai vecchi tempi. Riaprirò perfino i portali per i piani dimensionali. E lo farò solo per te, vicina. Ma perché dovrei voler tornare laggiù? La prima volta ci ho quasi lasciato la pelle. Ah, Gade, parla con Gade per tornare in un piano dimensionale e ottenere gemme o mosse speciali che potresti aver lasciato indietro. Luoghi delle mosse speciali, rovine, artiglio turbinanti, inferno, tifone gravitazionale, miraggio, mini buco nero. Va bene, ok. Viaggiare in piano dimensionale? Piano dimensionale, rovine, inferno o miraggio? No, indietro, va. Andiamo un po' a casa, entrare, sì. Ha detto che c'ha bisogno di una doccia, eh. Allora, innanzitutto salviamo. Ok, bene, possiamo pure uscire. E vediamo un po'. Missione, allora, ok, bene. 547 per di là. Andiamo subito verso la nuova missione. Ci stanno un po' di gemme qua, eh. 189. 190. Dieci, due venti, due trenta, due quaranta. Vogliamo, vogliamo. Centro città vende sempre. Vai con un po' di gemme anche qua. Cerchiamo di fare un po' di razzia di gemme.
Ok, eccoci qua. Bene così. Cosa questo tipo? Sembra nervoso. Ehi, stai cercando qualcosa? Tu sei regina della gravità? Oh, magnifico! Sei stata lontana per così tanto tempo. Un anno, forse? Sì, qualcosa del genere. Ancora adesso la gente si ricorda di me. E come potremmo dimenticarti? Mi chiamo Andrew. Tutti non aspettavano altro che il trionfante dono della regina. Beh, sono contenta di ciò che dici. Stento a credere che sia passato un intero anno. Comunque sì, avevi bisogno di aiuto per qualcosa? Oh, sì, grazie. Ho perso una cosa cruciale per le mie ricerche. Il mio capo mi ucciderà. Oh, spero che vada meglio l'ultima volta che qualcuno ha perso qualcosa. E che cosa hai perso? La mia valigetta e tutti i miei dati. Sono stato trasferito nel reparto di ricerca militare dopo il cambio di governo e il mio nuovo capo mi tiene il fiato sul collo. Già, le cose cambiano quando c'è di mezzo l'esercito. Tutti Axfield sembrano un tantino allerta. Una valigetta, dici? Nessun problema, te la trovo io. Oh, grazie, senza quella il mio lavoro è finito. Accidenti, e pensare che sono la prima persona aiutata dalla regina gravità dopo il suo ritorno. Ah, beh, è una storia lunga. Ma adesso sono tornata e sono pronta a dare una mano. Bene così, allora, questo episodio termina qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate pure un bel like, commentate e condividete dal vostro Giappogamer. È tutto, sayonara ne, e ai prossimi episodi.